Terrore per i commercianti del mercato ortofrutticolo di Pagani Nocera nel mirino dei malviventi. Dopo neanche 10 giorni dall'ultimo colpo, all'alba di questa mattina, intorno alle 4, si è consumato un altro tentativo di rapina ai danni di un paganese acquirente del mercato. L'episodio è avvenuto in via Filettine, nei pressi della sede del gruppo di protezione civile Papa Charlie. Un'auto ha chiuso la strada al commerciante che era a bordo del suo furgoncino. Un malvivente armato ha poi rotto con il calcio della pistola il vetro dell'automezzo, determinante la prontezza del commerciante che in quel momento è riuscito ad invertire la marcia e scappare dai rapinatori. L'ultimo episodio era avvenuto lo scorso 13 giugno, quando un noto commerciante paganese è stato minacciato con una pistola da 2 sconosciuti, i quali si sono fatti consegnare 2.000 euro in contanti. La vittima si trovava alla guida del suo furgone con la moglie e stava per accedere al mercato di Via Mangioni in pochi mesi, quindi uno spaventoso bilancio. 2 commissionari bloccati sotto casa e 2 acquirenti paganesi rapinati. Sugli episodi indagano i carabinieri della locale tenenza, tra le ipotesi anche il possibile coinvolgimento di complici dei malviventi all'interno del mercato. Siamo scossi perché purtroppo questi episodi da un po' di tempo a questa parte si stanno chiaramente ripetendo più volte, quindi chiediamo alle istituzioni, chiaramente al sindaco, alla giunta comunale, di dover far pressione alle forze dell'ordine per presidiare il territorio e cercare di chiaramente di abbattere questa situazione che purtroppo ad oggi è diventata imprendibile, quindi dobbiamo un attimino preoccupante, quindi oggi sia gli acquirenti sia i commissionari ma sia gli operai quindi stanno in grosse difficoltà. Quando scendono la mattina per andare al lavoro devono stare sul chi va là. Ma la sorveglianza che è all'interno del mercato è armata? Questa è una domanda che dovete fare a chi gestisce il mercato. Quindi non saprei rispondere su questa tematica. È accaduto stamattina presto a questo povero nostro cliente, perché conosco una bravissima persona, purtroppo ha subito questo tipo di furto, che poi non, tra l'altro, se non mi sbaglio, non è avvenuto, però chiaramente il povero nostro cliente sta scosso da questa situazione. E come dicevo prima, chiediamo l'intervento ma imminente delle forze dell'ordine per presidiare molte zone della città, perché stiamo in difficoltà.